sei mai stato qua? Laggiù là no. Bello questi ragazzini che stanno a giocare lì, ai bordi della cascata. Ma quello è un bel strapiombo, saranno una quarantina di metri. Mica finisce lì, va altri 10 metri oltre. Vabbè cazzo, quello è il fossato. Quello è il corpo di guardia. Corpo di guardia, andiamo a vedere, è troppo bello. E questo qua sotto è il fossato di questa eccezionale fortificazione. E qui non ci passava nessuno, ma proprio nessuno. Il Valentino aveva scelto bene il posto. No, anche perché qui è in una posizione centrale. Di qui poteva spingere le sue mire verso l'Umbria, verso le Marche, verso le Romagne. Esatto. E questo quindi è l'epicentro, è la base di partenza. Guardate che fossato e ditemi voi se è possibile spugnare un posto come questo. Guardate che lastroni di basalto. Vedi? Il basalto era prelevato da lì e messo su, sulla strigata appunto. Per poter espugnare questa zona qui dovevi attraversare la carteria. O entravi con l'inganno o non no, che guarda la torre. Se ne parla proprio. Al Valentino poi ti immagini. Una prima porta, guarda. Una prima porta con un muro di spessore di 4 metri. Una seconda porta carraia di uno spessore di quasi 3 metri. Quando uno entrava col carro doveva presentare una decina di lascia condotti. Col carro ti fermavi qua, ispezionavano il carro e poi entravi. Ti mettevano un dito nel culo per vedere se avevi qualcosa di nascosto. Guarda qui. Ciao. Guarda che roba. È stato a guardare la natura, ragazzi. Cioè, è un posto meraviglioso. Grazie. Voi dove siete? Di Roma. Però andiamo in giro sempre. È tranquillo. Sì, sta bene. Vi divertite? Sì. Ancora la maniera naturale, appunto. Fra noi oggi abbiamo fatto una cosa incredibile perché abbiamo tutelato il nostro interesse. Qui giustamente siamo a Nepi e ci beviamo l'acqua di Nepi.